Parlamento. Quando stavamo discutendo di questa direttiva in seconda lettura, quindi a decisione immediata, le organizzazioni sindacali europee, il Movimento di Lotta Europea ha circondato il Parlamento e ha detto che questa direttiva non si deve approvare perché hanno ragione i deputati della sinistra unitaria europea e questa direttiva non può passare così com'è, ed è saltato l'accordo, perché poi altri deputati, qualcuno che fa finta di essere di sinistra, non si è trovato l'accordo e la direttiva è stata accantonata. È chiaro che il prossimo Parlamento europeo discuterà di nuovo di questa direttiva. Ed è chiaro che se non ci saremo noi, sarà più facile per questi signori fare passare questa direttiva così come la volevano. Se ci saremo noi, saremo in grado ancora una volta di fare la battaglia per impedire che passano queste leggi che danneggiano i lavoratori europei. Immagino che di questa questione nessuno di voi ne abbia mai sentito parlare. Eppure stiamo parlando di una questione che riguarda la nostra vita, la nostra condizione lavorativa, la nostra condizione riguarda lo Stato sociale europeo. Così come immagino che nessuno di voi abbia sentito parlare in questa competizione elettorale, visto che parliamo di europee, dei fondi europei per il Mezzogiorno, per il sud del paese. Ora, vi pare normale che noi discutiamo di Europa e non si può discutere di quanti miliardi sono arrivati dall'Europa nel sud del paese? Di come sono stati spesi questi soldi, di come dovranno essere spesi i soldi che arriveranno dall'Europa nel mezzogiorno del paese. Dall'Europa, negli ultimi 8 anni, nel mezzogiorno d'Italia sono arrivati oltre 30 miliardi di euro. 30 miliardi di euro. Stiamo parlando di 3 finanziarie dello Stato, 3 volte la finanziaria dello Stato, che arriva solo nel mezzogiorno del paese, in aggiunta al bilancio dello Stato. Che fine hanno fatto questi soldi? Cioè, non mi pare normale che ogni campagna elettorale debba discutere di che fine hanno fatto 30 miliardi di euro che sono arrivati nel Mezzogiorno? Le regioni del Mezzogiorno dovevano rendicontare entro il 31 dicembre di del 2008. Avevano l'obbligo di rendicontare e hanno chiesto a tutte le regioni del Mezzogiorno una proroga al 30 giugno 2009. Mi sembra casuale? A noi no. La proroga è stata ottenuta. È ovvio che bisogna rendicontare su come sono state utilizzate le risorse dell'Europa nel mezzogiorno d'Italia dopo le elezioni, in modo tale che si eviti che nelle elezioni, in competizione elettorale, si discuta di come sono state spese queste risorse. Però noi lo sappiamo come sono state spese queste risorse, perché lo dice l'Europa. La Commissione europea dice che la stragrande maggioranza di queste risorse sono state spese, testuale, in opere non prioritarie. Opere non prioritarie, come capite bene, è un linguaggio burocratese a livello europeo, che se uno vuole tradurre in un linguaggio, in un dialetto del mezzogiorno d'Italia, significa hanno fatto annuina, no? Si sono messi d'accordo, hanno speso i soldi in modo forse clientelare, forse spendendo cose che non buone. E infatti, la stragrande maggioranza di queste risorse sono state spese non per fare cose buone, lavoro produttivo, lavoro stabile, sono state utilizzate, utilizzando un meccanismo dei regolamenti europei, per finanziare opere già finanziate dallo Stato e poi riutilizzare questi soldi per coprire i buchi di bilancio delle amministrazioni locali. Guardate, non hanno fatto una truffa, hanno fatto quello che gli consentiva i regolamenti europei.